dire Pio VI. Per esempio, non tutti sanno che Ruffo è stato il primo a tentare di bonificare le paludi pontine. Questo non lo dice nessuno, però Ruffo è stato il primo, le paludi pontine poi sono state bonificate da quel signore che si chiamava Benito Mussolini, quindi fatevi un po' i conti e quindi vedete con quanti anni in anticipo il cardinale Ruffo aveva pensato a queste soluzioni innovative. Era quello che aveva studiato delle culture intensive dello Stato Pontificio, una cultura dell'olivo, della vite, era quello che era stato sovrintendente di San Leucio e di Caserta, aveva tentato un esperimento dell'inserimento di un tipo di pecora che proveniva dalla Spagna, per esempio. Quindi era un uomo innovativo sotto tutti i punti di vista. Così innovativo che a un certo punto a Roma decidono di promuoverlo, come dicevano i latini, promoveatur ut amoveatur, perché avendo lui risolto quasi tutti i problemi gravissimi di approvvigionamento che aveva la città eterna, entrò in odio agli ambienti conservatori della capitale che detenevano il monopolio su queste attività. E allora il pontefice, suo malgrado, a malincuore, fu costretto a dimissionarlo, e poi ecco che il cardinale Ruffo lo troviamo a San Leucio, e quindi a Napoli, quando vengono i venti turbinosi del 1799. Io non ricostruirò nei dettagli quello che è accaduto, già l'ha detto in parte Fernando Limieri, questi veramente partono quattro amici al bar, come cantava, come diceva la canzone, poi diventano 6, poi diventano 60, poi diventano 600, poi diventano alla fine 30.000, 40.000. Perché? Perché lui riesce proprio, io definirei, forse è sempre sbagliato fare dei paragoni tra epoche, tra fenomeni di epoche diverse, lui riesce a mettere in campo quasi una crociata, viene, come dire, restaura l'atmosfera e lo spirito dei crociati che si recavano in Terra Santa a liberare il Santo Sepolcro agli infedeli. Ecco, lui fa una cosa del genere. E guardate, signori miei, che non è un'esagerazione, perché questi giacobini erano atei e miscredenti veramente. Questi, i primi obiettivi che avevano erano le chiese. L'abbazia di Monte Cassino viene distrutta, viene data alle fiamme. Le antiche pergamene dell'abbazia di Monte Cassino vengono utilizzate per incartare i baccalà. Si fanno delle processioni oscene nella basilica di Monte Cassino, dove viene vestito un asino con i paramenti sacri, mentre un soldato francese intona la Marsigliese all'organo. Queste sono le cronache che parlano, non è Fernando Riccardi che stai commentando queste cose qui. Viene distrutta l'abbazia. E ci vorranno degli anni affinché l'abbazia torni ad essere abitabile. La stessa cosa quando a Casamare, dove uccidono 6 monaci di Santa Vita, per il semplice fatto che si erano peritati di raccogliere le particole sacre che avevano sparso sul terreno. Avevano rubato la pistola, che volta la pistola, le particole, l'ostie sul terreno, i monaci cercavano disperatamente di prendere, vengono ammazzati a sciabolate. Questi 6 monaci di Santa Vita, di cui 4 erano francesi, che lo chiede la sorte, sono stati, c'è un processo di canonizzazione in corso e di qui a breve credo ne avremo altri 6 santi. Ecco, i francesi, i giacobini erano questi, trasformavano le chiese nelle stalle di cavalli. Stiamo parlando di queste situazioni. Mi spiace che Claudio non ha portato quel video in cui si vedeva, poi magari se avremo tempo, vabbè, insomma ci manca sempre un soldo e comporta la lira, vabbè, ma comunque non fa niente, vabbè, lo stesso. E quindi erano tempi duri. E il cardinale Ruffo, a buon gioco, prima dell'intuire quale tattica doveva mettere in campo per sconfiggere i giacobini, e poi per metterla in pratica, è stato bravissimo. Oserei dire che gli unici è stato molto più bravo nel organizzare tutta questa maxi spedizione, se così possiamo dire, che nasce dal nulla, nasce alla Calabria, nasce dai feudi del fratello. Ruffo era un nobile calabrese e il primo che viene assoggettato alla contribuzione obbligatoria è il fratello del cardinale Ruffo, quindi è il fratello che contribuisce con i suoi soldi ad arruolarle tutte. Dopodiché la strada è discesa,
È vero, ad Altamura ci sono degli scontri, ad Andria ogni tanto ci stanno dei conflitti con i giacobini e con i collaborazionisti locali, però il 13 di giugno, come diceva Bertardo di Meri, il giorno di Sant'Antonio, arriva alle porte di Napoli, quasi senza colpo. Perché? Perché la gente aveva capito da che parte stava la ragione. Diciamo pure chiaramente un'altra cosa, aveva capito da che parte stava il vincitore, perché anche questo, perché diciamo le cose come stanno, i giacobini da febbraio iniziano a tagliare la tela, a tagliare la corda, perché? Perché la coalizione russa di austro-russa di Suvarov aveva già sconfitto per due volte l'armata napoleonica e quindi avevano bisogno di tutti gli effettivi per cercare di arginare questo fiume in piena che rischiava di sbattere Napoleone fuori dall'Italia, e quindi pian piano abbandonano il napoletano. E nell'abbandonare il napoletano, così come erano venuti, se ne vanno via ad ondate progressive come le orde barbariche. Ogni contingente aveva il suo generale ed obbediva ciecamente al suo generale, senza curarsi di quelli che facevano, quelli che erano passati prima e quelli che erano passati dopo, proprio come le orde barbariche. E quindi attraversavano i paesi, chiedevano la contribuzione, stupravano, ammazzavano, bruciavano, incendiavano, e la stessa cosa poi succedeva per quelle ondate successive. Questo territorio, come diceva Claudio prima, che tra altre cose a mio avviso ha il primato, secondo me, grandioso, di essere stato il primo territorio che si ribella ai giacobini, all'invasione giacobina. Il 6 e il 7 di gennaio, quando ancora Napoli non era stata proclamata la Repubblica, che viene proclamata il 23, Sessa Lucca, il paese di Claudio, ecco perché lui c'ha questo animus bellicoso, si ribella ai giacobini. Sessa viene distrutta, viene data le fiamme, cascato, viene saccheggiato dai francesi che tornano in forze e puniscono quella popolazione che aveva osato ribellarsi al loro strapotere. E la Repubblica Napoletana ancora non era stata proclamata. Quindi questo territorio si ribella fin da subito. E con i vari insorgenti, con i vari fradiavolo di Catepezza, di cui abbiamo sentito il monologo di Raimondo, Leone di Tora, che era di Lauro, e per non parlare dell'alta terra di lavoro con i vari che è dato Pampone, Valentino Alonzi, il nonno di Luigi Alonzi, poi il famoso Chiavone, il 1860, e Angelo Ricci a Cassino, e Caggiano ad Arce e Santomare, insomma questi sono tutti i cosiddetti capi massa, che attenzione, non erano briganti, perché nel settembre del 1798, quando ancora i giacobini non erano entrati nel regno di Napoli, il re Ferdinando IV autorizza la costituzione delle cosiddette truppe a massa. Che cosa erano le truppe a massa? Erano tutti quegli uomini che non potevano essere chiamati alle armi perché le classi si erano già, diciamo, esaurite e avevano la facoltà di costituire la massa. Ogni paese costituisce la massa, anche Cerro, anche Sessa. Quindi non erano degli sbandati, come si legge nei libri di testo, ma erano dei provvedimenti adottati dal re che permetteva alla popolazione non militare di prendere le armi in alcuni particolari momenti in cui la patria, è un termine che magari allora non era tanto di moda, era in pericolo. Il re. Il re era in pericolo. Quindi questo territorio è stato quello che per prima si è ribellato, ma anche quello che ha subito gravissime conseguenze. Perché se noi ricordiamo non soltanto gli episodi di Sessa, dove il generale Kellerman, se non vado errato, Rei, ho avuto due, bruciano i villaggi di Cascato, per esempio, quindi sono morti a Don Filippo, ma anche quando vanno via, perché si ritiravano i francesi, così come erano arrivati chiaramente,
seguendo due strade. Le strade consolari, le vecchie vie consolari romane, quella costiera, la via Appia, la regina Viarum, e quella interna, la via Casilina. Ecco, erano queste le due strade che percorrevano per tornare verso Roma e poi il Nord Italia. A Traetto, il 24 e il 25 maggio 1799, ci sono 349 morti. Signori, 349, stiamo parlando di numeri. Castelforte, tra il 25 e il 26, quindi il giorno dopo, 1799. Ma qui c'è una cosa terribile, perché questi morti sono provocati dai gallo-polacchi. C'erano gli ulani, che erano dei soldati ferocissimi, erano soldati polacchi, guidati dal generale Dabrowski, che era stato un compagno di corso di Napoleone Bonaparte, che fecero Piazza Pulita qui. Le cronache di Ribbi Mortuoro, mi dispiace che qui a Cervo, purtroppo, nonostante l'impegno del presidente Biagi, non siamo riusciti a recuperare, perché misteriosamente quegli anni mancano le registrazioni. Però se voi andate a leggere le registrazioni dei libri mortuori, sono tutti in latino, interfectus est a gallis, questa è la citazione, cioè vengono ammazzati dai galli, dai giacobini, qui dai gallo polacchi, erano ancora più feroci. E vediamo un po' alle cose di cellule, alle cose che stavo dicendo di casa nostra, perché concordo con Ferdato di ieri, veramente, ecco, io non è la prima volta che vengo a cellule, sono le altre volte, ma mi sono sentito per la prima volta veramente a casa, onestamente. Non fosse altro perché le persone sono gentilissime, io venendo qua avevo dei problemi col navigatore, c'era l'amico Giancarlo Teclone, allora facciamo la vecchia maniera, chiudiamo il navigatore e domandiamo alle persone. Abbiamo corso il rischio di ci accompagnassero proprio qui di persone, quindi questa è una cosa che francamente non si riscontra in altre realtà. E quindi ecco perché dicevo, vediamo un po' le cose di casa nostra. Cellule era un posto che i giacobini temevano particolarmente, perché, e questo lo incontrai quando facevo il convegno a Sessa Volucca, perché c'era un posto qui a Cellule, un po' di pazienza che cerco di ritrovare, purtroppo mi sono sbagliati scrittori qui, un posto detto La Piscara, esiste ancora oggi, era un posto molto temuto dai francesi, perché questa era la fossa dei francesi, perché gli abitanti di Cellule, quindi le truppe a massa, i cittadini di Cellule radunati, le truppe a massa, aspettavano che i francesi transitassero in questo posto per aggredirli, e gli abitanti di Cellule erano così decisi per dare la caccia ai francesi che, scherzando fra di loro, dicevano: sì, ma tanto oggi basta un contingente, andiamo a dare la caccia ai cinghiali, tanto per dire. E i francesi temevano molto questi posti, così come temevano molto addirittura gli abitanti di Castelforte, e gli abitanti di Castelforte chiamavano i piedi pelosi. E sapete perché? Perché se Raimondo ce lo fa vedere, non c'è stato più Raimondo, se è andato via, è andato già da consumato attore, è andato già all'attore, perché avevano queste specie di ciocci, chiamavano così questi calzari. E quindi i francesi, che non sapevano che cosa fossero, li chiamavano i piedi pelosi, però li temevano particolarmente perché i piedi pelosi erano cattivi. E quindi, ma qui poi a Cellule avevi un altro personaggio di grandissimo spessore, appunto, che è l'abate Mattia De Paolo, che è stato parroco di Cellule per 25 anni. Tra altre cose, avete delle ricerche, credo, anche fatte da vostri concittadini, perché io già, ma anche per Reggio, sono tre o quattro pubblicazioni, sì, di cui io ho qualcuno a casa, sì. Ed è un uomo, al di là del suo impegno, come diceva già Ferdato di ieri, antigiacobino, che lui è stato un antigiacobino. Adesso vi leggerò una parte del proclama che lui legge il 16 maggio 1799, ma lui è stato un uomo di grande spessore culturale, un teologo di
grandissima levatura, ha studiato per tanti anni alla Sessa Volunga, e il seminario vescovile di Sessa Volunga era molto importante perché era uno dei più rinomati della zona, addirittura dell'intero regno di Dublin, perché un vescovo, di cui francamente adesso non ricordo il nome, dovrei cercarlo, della metà del Settecento chiamò ad insegnare teologia ai domenicani. Quindi fu il primo che inserì i domenicani del seminario vescovile di Capua proprio per impartire lezioni di teologia ai seminaristi. E tra questi seminaristi, questi giovani seminaristi, c'era anche il nostro Mattia De Paolo, che fin dalla giovane età divenne socio di tante accademie letterarie, l'Arcadia Romana, l'Arcadia Napoletana, con Domi, un po' con Brincateo, per esempio. E cosa che a me ha fatto particolarmente piacere, durante il periodo dell'esilio, perché dopo il 1799 viene, dopo il 1806, quindi il decennio francese, viene mandato in esilio a Monte Fiascone, quindi al Viterbese, lui diventa socio anche dell'Accademia di Scienze d'Arte, mi pare, di Viterbo. E sapete chi era uno di quelli che frequentava questa accademia? Giacomo Leopardi. Quindi Mattia De Paoli, che è stato un convinto antigiacobino ed un convinto sostenitore della legittimità della monarchia borbonica, è anche un fine letterato, un fine studioso. La sua opera più importante era un'opera che andava a confutare le tesi gianseriste, no? Quindi lui riesce a ricondurre sulla retta via quelle tesi che facevano della ragione la soluzione di tutti i problemi. Insomma, lui aveva uno spirito fervente di cattolico, ma era anche una persona che era molto determinato e soprattutto aveva a cuore le sorti della sua terra. Lui il 16 maggio 1799, quando ormai le sorti per i repubblicani napoletani vacillavano, lui lancia un proclama insurrezionale dai contenuti violentissimi. Io vi leggo soltanto l'inizio. Parla dei giacobini e dice: quei perfidi ed infami ribelli che sotto l'orrida maschera del giacobinismo nascondono un pestifero veleno ed un feroce ingegno sovvertitore dei sacri diritti del trono e della monarchia. Miranti a far insorgere questo proclama, la popolazione locale, guidata dall'invitto eroe Lione di Tora. E questa è una cosa che non succede solo a Cellule. E mi spiego. I toni li avete sentiti, quindi tono quasi di un guerriero, di un sacerdote. Di un guerriero però che difendeva il pastore che difende il suo regge, perché lei si trattava di scappare, lei fa così, ma guardi che le posso citare centinaia di casi in cui lei lo squadrerà più tanto la testa dopo, e glielo dico, perché i giacobini sono macchiati di crimini orrendi, le dico solo questo, ad Arce, piccolo comune che si trova di San Felissimo, aspetta. Difendevano anche dei privilegi, non è che difendevano dei privilegi, però lei, io vorrei che lei riuscisse a darmi una giustificazione su questi fatti, due fatti, non 22, ad Arce, un piccolo comune che si trova le Frusinate, che si trova tra Cassino, allora San Germano e Sora, una via di mezzo. I francesi del maggio del 1799, proprio il periodo in cui l'abate De Paoli lancia questo proclama, uccidono una trentina di persone in questo piccolo paese, di cui due. Il primo era un certo Filippo Vannucci, 90 anni. Il secondo, il sacerdote, non riesce a registrare con il suo nome, perché era un bimbo dato a pochi mesi, e il sacerdote scrive: ucciso mentre si trovava ad Ubera Natris, mentre prendeva in seno all'atto dal seno all'atto.
Quale didaccia voleva costituire per i giacobini? Filippo Carducci, 90 anni, e un bambinismo di giovani. Vabbè, al di là di questo, andiamo sempre a... andiamo a De Paoli, perché altrimenti ci perdiamo, poi chiaramente avremo modo di interloquire, se poi ci sarà... se poi ci sarà... appunto, se poi ci sarà l'occasione. Questo, il fatto che, e mi faceva pensare proprio l'intervento che hai fatto tu prima, il fatto che l'istituzione ecclesiastica, dove è il sacerdote, o dove è il vescovo, che investe del potere militare in capi massa, non succede solo qui a Genova, succede pure a Sora. Quando il vescovo o Aiardi, che sarà costretto a andare in esilio, investe Gaetano Papone, investe ufficialmente, perché l'unica autorità che era rimasta sul territorio è l'autorità vescovile, perché da un lato i repubblicani di Napoli non avevano messo in piedi nessun organo amministrativo, i vecchi apparati borbonici erano ormai, non c'erano più, l'unico che si trovava a difendere il territorio era la chiesa, può piacere o può non piacere, era il vescovo, era il parroco, era il sacerdote, era il curato, era l'abate. Mattia De Paoli subisce delle ritorsioni pesantissime per questo suo essere filorealista, tant'è vero che, come aveva avversato i Giacobini nel 1799, avversa i Napoleoni nel 1806. Nel 1807 viene accusato di essere reazionario ed incitatore della controrivoluzione e mandato in esilio a Montefiascone vicino a Viterbo, subendo quasi la stessa sorte del Monsignor del Vescovo di Sessa. Poi ritornerà con tre anni all'esilio, ritornerà a Cembole e vi rimarrà fino alla morte, giù nel 1831. Finisco dicendo due cose, sul quadro di cui vi parlava Bianchi. Non so se possiamo... lo facciamo vedere. Lo passiamo a scoprire. Ma allora, il quadro attesta una situazione... è chiaro, è stato realizzato nel, mi dicevi? Nel 46. È chiaro che attesta una situazione che si riferisce ad epoca molto antecedente. Si possono vedere i gendarmi francesi, perché quella è proprio se me ne dai, ecco, è proprio la categoria. Sono i gendarmi francesi guidati dal capo a cavallo, che si arrestano di fronte all'apparizione di una Madonna con il bambino, come potete vedere. Guardate che episodi come questi, le fonti ne parlano costantemente. Nel triennio che va dal 1797, come dicevo prima a Bianchi, al 1799, nell'Italia centrale c'è il cosiddetto fenomeno dei Viva Maria. Avete mai sentito parlare? In Viva Maria erano dei comitati insurrezionali, potremmo chiamare oggi, che si ribellavano ai Giacobini, perché anche lì, anche il Ducato Romano è stato conquistato dai Giacobini, al grido di Viva Maria. Ma perché? Perché si racconta, le fonti raccontano di molti di questi miracoli, apparizioni di madonne, madonne che lacrimavano, madonne che girano gli occhi. Non mi chiedete se sono cose vere o se non sono cose, io sto dicendo soltanto che le fonti riportano questi fenomeni. Ne abbiamo uno anche ad Arpino, dove dove la Madonna di Loreto, c'è scritto nel libro del Liber Mortuorum della chiesa d'Arpino, c'è scritto che la Madonna di Loreto interviene proprio mentre i Giacobini stanno per entrare in Arpino, sollevando una polvere incredibile di una nube bianca, e i Giacobini rimangono così impressionati da questo fenomeno strano che girano in verso la marcia e Arpino lo viene saccheggiato proprio per l'intercessione della Madonna. Io, nella mia modesta esperienza, credo che si possa parlare di un fenomeno del genere anche qui a Genova. Chiaramente la fantasia popolare l'avrà ammantata di avrà ricostruito dei fatti, però
Il semplice fatto che nel 1946 qualcuno richiede che debba dipingersi un ritrarre un'immagine del genere, un qualcosa che evidentemente ha sentito già negli anni precedenti e che quindi generazione in generazione ha tramandato, mi fa pensare che siamo proprio a questi fenomeni. Certo, non c'è la firma, cioè che sia proprio questo, però il discorso, l'analogia con i fatti dell'Italia centrale, gli uniformi dei gendarmi e l'apparizione della Madonna mi fa pensare a questo. Concludo dicendo 1799-2019, quindi sono 220 anni esatti dagli eventi. Qui nessuno di noi, né io, né Fernando Di Pieri, né Claudio Santarelli, vogliamo dopo 220 anni ribaltare situazioni che non è da te, poi è compito nostro questo qui. Se però voi mi chiedete un giudizio su quello che è stato la Repubblica Napoletana delle nostre zone, io francamente ho un giudizio non troppo positivo, anche perché c'è una differenza notevole fra quello che accadde nel 1799 in quei pochi mesi, anche per il lasso temporale molto esiguo, parliamoci chiaro, là potrebbero proprio tempo di legiferare e di fare niente. Diverso è il giudizio uno può dare sul decennio francese al 1806 al 1815, dove ci furono delle realizzazioni che poi addirittura i Borboni quando vennero abbracciarono, quindi non abrogarono tutto. Per cui rievocare questi fatti non significa iscriversi al partito dei sanfedisti o iscriversi al partito dei repubblicani, significa soltanto rimettere la barra del timone a dritto, anche perché, signori miei, la storia si fa con le carte, io Claudio intanto mi sbotte che ripeto sempre questa cosa. La storia si fa con i documenti, si fa con le carte d'archivio, non si fanno con le documentazioni, altrimenti tutti quanti potremmo dipingere una realtà che è diversa da quella che è. Le carte parlano chiaro. Mi dispiace che accendono, ripeto, non siano disponibili i libri portuori, però invito tutti quelli che abitano in quei paesi che hanno avuto qualcosa a che vedere con l'invasione giacobina nel 1799, a recarsi nelle chiese a consultare i libri mortuori. Noi lo stiamo facendo assieme a Claudio, assieme ad altri amici, tanti, e stiamo trovando delle cose aberranti: donne bruciate in piazza, bambini violentati, gente sgozzata sull'altare delle chiese, a Isola Liri, il 12 maggio 1799 vengono uccise 537 persone, è un intero libro mortuorum. Io vi confesso che sfogliando quei nomi, quelle pagine, mi sono messo a piangere. 537. Ecco, allora, senza voler stravolgere niente, senza voler prendere le difese dell'uno o dell'altro, io penso che la storia si fa con i documenti. I documenti sono quelli che abbiamo a disposizione, che sono degli archivi, che sono delle chiese. Basta soltanto andarli a consultare per farsi un'idea un po' più, come dire, razionale di quello che successe in quel disgraziatissimo atto, senza di mai iscriversi né al partito dei sanfedisti né al partito dei repubblicani. Io penso che se si procede in questo modo, come dicevano gli antichi, studiando le carte, sine ira et studio, però senza voler propendere per l'una o l'altra parte, ma studiando approfonditamente, io penso che riusciremo a fare un buon servizio anche a quelli che dopo di noi sicuramente vorranno accostarsi allo studio della storia della nostra terra, perché conoscere il passato della storia della nostra terra significa, come ho detto oggi già a San Giorgio a Cremano, dove c'era un altro evento, significa cercare di interpretare meglio le dinamiche del presente e soprattutto quelle del futuro. Vi ringrazio per la cortese attenzione. Grazie professor Riccardi. Come ha detto prima il professore, noi abbiamo consultato gli archivi mortuori della chiesa di Santa Lucia, non abbiamo trovato riferimenti perché non ce n'erano, però mancavano gli ultimi 5 anni. Però in compenso ci siamo imbattuti in una storia
molto bella, che molti di noi sanno, però la sanno in modo probabilmente un po' sbagliata. Io ho provato a chiedere un po' in giro, no, pure le persone un po' anziane, che cosa ricordassero del prodigio di San Marco, e tutti facevano riferimento ai saraceni, ai turchi, poco ai francesi. Noi abbiamo raccolto informazioni in merito e penso che siamo giunti ad avere, anche grazie a dei documenti scritti da storici locali, al quadro che ha dipinto il papà del professore Girone, che ringrazio per la disponibilità, però Elena adesso farà un excursus più completo e ci parlerà un po' di questo prodigio. Grazie. Allora, io penso che arrivato a questo punto c'è veramente molto 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 poco da aggiungere. Ringrazio i nostri relatori che sono stati fantastici, per la prima volta ho avuto il piacere di incontrarla, mentre con Riccardi ci siamo già visti qualche volta. Ebbene sì, noi proprio per l'appunto con l'amicizia che è nata tra Claudio e la nostra associazione, tra l'associazione identitaria Alta Terra di Lavoro e l'associazione Ariella di Musica, Cultura e Tradizioni di Cellole, è nato questo desiderio di realizzare questo evento qua nel nostro paese. E adesso, evento avvenuto, mi viene da dire una sola parola: voglio sentire ancora un'altra persona che dice ma noi a Cellole non le abbiamo le tradizioni perché non abbiamo la storia, siamo un paese giovane. Noi apparteniamo ad una grande storia, una storia che è stata voluta cancellare. Così anche la storia della nostra fede. Mentre in alcuni luoghi per questi eventi hanno creato cose grandiose, a Cellole l'80% delle persone non sa rispondere alla domanda che cosa è rappresentato in quel quadro. Io posso immaginare il desiderio di Francesco Girone quando a un certo punto, come uomo appassionato della storia di Cellole, ha sentito proprio l'antico dovere, perché questo era l'antico dovere non solo di chi scriveva o chi tramandava oralmente, ma l'antico dovere di raffigurare perché tutti potessero guardare e capire, pure chi non sapeva leggere. Allora ecco che è quello che è successo a noi, no? Perché noi ci siamo messi alla ricerca di qualche cosa, perché ovviamente pure Claudio dice ma è impossibile, cioè i territori circostanti sono stati tutti devastati, ma forse Cellole in quegli anni era proprio... No, Cellole c'era! Allora ci siamo messi a questa ricerca. Bene, ovviamente certi fatti non si possono comprovare, nessuno può dire è assolutamente la verità, non abbiamo trovato riferimenti in parrocchia, purtroppo non ce ne sono, quegli anni non esistono, partiamo dalla metà del 1600 e poi arriviamo al 1795 e riprendiamo dal 1801, un buco nero, l'abbiamo scoperto anche noi a Cellole, il buco nero. Ma per carità, prima di noi c'è stato chi lo nominava, anche per l'appunto prima Fernando, Vito, Padre Giacomo, che hanno tentato anche qualcun altro, non vorrei dimenticare nessuno. Però è bello sapere che in questa ricerca, nel buco nero, noi le uniche notizie che abbiamo trovate sono state quelle che a Cellole i francesi non sono entrati. E ci sono anche dei libri antichi. È proprio, ho segnato qua un libro che si chiama Tradizioni Aurunche di Nicola Borrelli dei primi dell'Ottocento, che dice testuali parole: arrivate le truppe francesi alle porte di Cellole, improvvisamente i cavalli si inginocchiarono e non ci fu verso di farli alzare fin quando i francesi non decisero di dirigersi da un'altra parte, perché nei pressi della chiesetta di San Marco la Madonna di Costantinopoli, protettrice del paese, ha salvato Cellole da sacchi e fuoco. E non
non sono stati i saraceni e non sono stati i turchi. Noi siamo parte di una storia. Allora, io ne sono felice. Sarà sicuro, sarà vero, le opere di Dio non possono essere comprovate, la fede non può essere comprovata, altrimenti non sarebbe tale. Non è fede quella che può essere comprovata con ciò che è scritto solamente, la fede è fede. E in quanto tale, a me come cellulese piace pensare che sia vero, e veramente speriamo che anche questa parte di storia possa avere la giusta importanza nel nostro popolo, magari ricordarlo. Noi avevamo invitato Don Lorenzo che è preso dai mille lavori in parrocchia, ci aveva detto che se poteva sarebbe scappato, evidentemente non è potuto venire. Il vescovo, mi faccio portatrice di questo messaggio, manda a salutare tutti, ma purtroppo, proprio usando queste parole, ha detto purtroppo io non mi posso muovere da Sessa, perché ho ospite Raffaele Cantone proprio oggi e io non mi posso allontanare. E giustamente, ma veramente ci ha incoraggiati a perseverare in questa strada. Abbiamo sentito già tante cose, io sono l'ultima che posso continuare a parlare, quindi mi limito a ringraziare tutti, veramente tutti. Ovviamente, prima di tutti voi che siete stati presenti e che avete partecipato a questo evento. Grazie, grazie. Brava. Vedete gli abitanti di Cellule, come fa a dire che non ha storia Cellule? Era il più importante ducato, casale ducato di Sessa insieme a Lauro, quindi cioè, parliamo di Cellule è il ducato di Sessa, stanno a braccetto, basta vedere gli abitanti che ci avevano, quindi chi, come dice giustamente Raimondo nel suo monologo, chi vuole far ascoltare la storia, non lo può bene. Claudio, io mi permetto di dire una cosa, allora mia nonna mi diceva sempre una cosa, no? Quando magari io mi arrabbiavo perché dico ma non è vero, non è così, cioè sì, nonna, non ti arrabbiare, la verità sarà a terra e a rice. Noi in questo momento stiamo vivendo veramente questa, perché la nostra terra qua fuori ci sta raccontando la nostra storia. Speriamo che non continuiamo a calpestarla questa verità, perché la terra si apre e ci racconta la storia, perché Cellule esiste, non solo ora, Cellule fa parte della storia di questo territorio meraviglioso. Ma anche qui è citato poco, ma è citato anche qui, perché qui questo testo va anche oltre il giugno del 99 e finisce a dicembre, che ripercorre un po' tutte le gesta, le tasse esamperisti, quindi Cellule come fa a essere una... Perché è giovane come comune a sé, vabbè, quello è un altro discorso. Ma ha un passato enorme, lungo, cioè chi dice questo secondo me veramente come diceva il mondo, non lo può bene. Ok. Grazie, continuiamo con un ultimo canto e poi prima di andare via, se vi fa piacere, noi abbiamo preparato delle stampe del quadro che vorremmo donare a tutti i presenti. Grazie di nuovo a tutti. E ascoltiamo il canto che ha preparato il nostro direttore artistico. Ne approfitto per fare un ringraziamento ai nostri musicisti, alle nostre ragazze e soprattutto ai nostri bambini. Grazie di cuore a tutti. Thank you.
Grazie.